Salve a tutti, buona giornata, non so che ore sono per voi. Come mi avete richiesto, dedico questo spazio alle metodologie didattiche perché ovviamente ancora non le ho affrontate tutte, ed in particolare al Circle Time. Ovviamente cerco di dare una struttura al video che possa essere di aiuto e per il concorso ordinario e per il concorso straordinario. In maniera molto rapida si può affermare che il circle time è tra le metodologie più utili ovviamente anche ed efficaci per la gestione della classe, quindi ci metto tanti più. Molto, una tecnica molto consolidata, tra l'altro nasce in Italia più o meno come data 1970, quindi molto efficace per la gestione del gruppo classe. Ovviamente quando si parla di metodologie noi abbiamo sempre il compito di rispettare la centralità dello studente, valorizzare le differenze, mettiamo l'eterogeneità della classe. Quindi differenze sociali, differenze anche di provenienza e date di nascita e luoghi di nascita dei discenti. Ed è un metodo di insegnamento frontale che cerca quindi anche di mettere al centro di tutti e di tutto l'inclusione. Allora, prendendo spunto anche dalla parola, potete ricordare che circle sta per cerchio e il cerchio è la caratteristica, come suggerisce ovviamente il nome stesso, è la caratteristica di questa metodologia in cui gli alunni si siedono in cerchio con una insegnante. Ci si siede in cerchio con il, lo chiamo coordinatore, perché diciamo c'è la possibilità che durante il circle time magari sia presente l'insegnante di sostegno, ce ne possono essere anche due, quindi uso un termine generico. Tutti hanno quindi la possibilità di vedersi faccia a faccia. L'insegnante, ovviamente, come è giusto che sia in tante metodologie, l'insegnante è un mediatore. E anche qui ha il compito di dare direzionalità alla lezione. Quindi si propone degli obiettivi da raggiungere. E quindi dà degli spunti, media, e la direzione dei vari dialoghi
della lezione è focalizzata sugli obiettivi. Inoltre, all'interno di questo obiettivo ci sono dei sottobiettivi, quindi degli obiettivi che fanno parte dell'obiettivo principale e che si raggiungono più facilmente col circle time, ed è facilitare la comunicazione tra pari, facilitare la comunicazione, ovviamente interdipendenza positiva, comprendere l'efficacia del gruppo, della classe, come ho scritto della, apprezzare la conoscenza di gruppo, cioè si scopre che anche culturalmente l'unione fa la forza. Questo crea anche integrazione. Valorizza le competenze dei singoli. Valorizza Ovviamente l'obiettivo principale è quello poi focalizzato alla tematica dell'unità didattica di apprendimento, però questi sono tutti sottobiettivi che assolutamente sono riconosciuti e sono utili tutte le volte che si decide di usare il circle time. Quindi sono dei sottoobiettivi trasversali che sono di fondamentale, hanno una rilevanza fondamentale anche nel prosieguo dell'anno scolastico, perché ovviamente riuscire a valorizzare le competenze dei singoli, facilitare la socializzazione, l'inclusione, eccetera, eccetera, tutto questo ovviamente diventa estremamente positivo anche in visione del progetto di classe, del progetto annuale della classe e del progetto didattico ovviamente dei 3 o dei 5 anni. Riduce le conflittualità, se ben gestita. Questa metodologia riduce le conflittualità all'interno della classe. Ah, mi sono dimenticato, lo metto sempre come, la penso sempre come cosa secondaria. Allora, io ho pensato che con l'aiuto di tutti, un obiettivo possibile è, dato che solo il 30% di voi si è iscritto al canale, quindi siete tantissimi, cioè siete forse iscritti in più di 5.000, ma solo il 30% si è iscritto. Vuol dire che il 70% di chi vede questo canale ancora non si è iscritto. Allora io quello che penso è che si possano raggiungere tranquillamente i 10.000 iscritti per la fine dell'anno, e quello che vi dico è sicuramente di lasciare commenti se volete dire qualcosa, di condividere il materiale con le persone che vi sembrano adatte, di mettere mi piace e soprattutto di iscrivervi qualora lo riteniate opportuno, qualora questi video cominciano ad essere qualcosa di positivo per voi, e spero che per molti già lo sono. Creo una nuova diapositiva perché ancora non ho finito, anche se voglio affrontare questa metodologia in un unico video, perché poi quando ne creo tanti cominciate a chiedermi: ma dove si trova la parte 2, dove si trova la parte 3? Basta andare nel gruppo, insomma, nel canale
di Francesco Samani e o mettete la playlist con corso docenti oppure mettete video, vi compaiono tutti i video lì nei titoli vedete, potete ritrovare parte 1, parte 2, parte 3 se il video è diviso in parti. Ovviamente ogni metodologia e anche il circle time, in questo caso ripetere questi concetti chiave non fa nient'altro che farvi memorizzare tutto quello che secondo me è bene ribadire e scrivere al concorso. Il circle time va programmato, strutturato. Per struttura si intende ovviamente valutare e precisare quali sono gli argomenti da trattare e progettarli anche in funzione del tempo, quindi dare una cadenza temporale e creare delle frasi in cui deve affrontare determinati aspetti. Altre questioni è che, essendo il circle time una discussione in gruppo, è anche una discussione in gruppo, non è poi, secondo me, così distante dal brainstorming. Poi in un altro video, se volete, vi spiego perché. E dal problem solving. C'è, ve l'ho spiegato più di qualche volta, una metodologia didattica non è detto che esclude, che debba escludere le altre, anzi, più delle volte all'interno di una metodologia se ne possono inserire altre. E quello che è accaduto in tanti anni anche di osservazione di docenti che magari preparavano un anno di prova e che tante volte non si accorgevano nemmeno, mi dicevano professore, collega, Francesco, certe volte, cioè devo dire che tra i colleghi poi quando ci si conosce ci si dà del tu solitamente, Francesco, ma ecco io ho usato questa metodologia e io facevo notare, guarda, ma tu oltre a questa metodologia ne hai usato un'altra. E magari il collega non se n'era accorto, insomma, con una risata ha detto: ah, sì, è vero, adesso che mi ci fai pensare, inconsciamente ho usato anche quest'altra metodologia. Bene, non pensiate, insomma, non pensate che l'utilizzo di una metodologia assolutamente escluda l'altra. Diciamo che per un fatto di utilità, a mio avviso, se vi viene fatta una domanda, un quesito per la prova scritta o un quiz per la prova preselettiva, è bene sicuramente focalizzarsi su quella metodologia didattica. Quindi non andare ad ampliare troppo il discorso, anche perché il tempo è limitato. Io adesso parlo soprattutto per la risposta nella prova scritta. Però, ovviamente, una volta che avete finito tutti i quesiti, se vi rimane del tempo e vedete che un quesito in particolare è troppo sintetico, cioè magari siete riusciti a scrivere 5, 6, 7 righe per ogni quesito e in quella ne avete scritto 3, in quell'altro ne avete scritto 3, cercate anche di essere omogenei perché sicuramente poi per quanto riguarda la completezza della risposta potrebbero togliervi qualche punto. Abbiamo detto che l'insegnante ha il ruolo di mediatore, abbiamo detto che è fondamentale che il docente si prepari una scaletta precisa degli argomenti da trattare e vi dico adesso che il tema della discussione, attenzione, a volte la discussione ha anche un significato negativo nella lingua italiana. Può essere una diatriba, può essere vista come una diatriba. A me piace anche molto il termine
cioè partire dalla discussione per arrivare alla conversazione, al dialogo dove ognuno riveste una parte attiva. In diversi libri, sicuramente in diversi testi, in diversi video, si dà poca rilevanza a questo aspetto, certamente, e non mi permetto di giudicare, cioè io mi permetto solo per quanto riguarda i materiali che ti do, che a mio avviso è meglio pensare ad un approccio di conversazione piuttosto che pensare alla discussione. Una conversazione in cui la comunicazione viene decisa insieme, cioè il tema della conversazione può essere stabilito di comune accordo con la classe. Ovviamente cercate di far partecipare tutti, soprattutto le persone più timide che tendono a non alzare la mano, devono essere stimolate. Quindi il docente è anche colui che stimola gli studenti passivi, poco attivi. Eccomi, scusate, ho messo brevemente in pausa perché mi è arrivata una telefonata importante. Io sono in diretta live, non voglio tagliare niente del video, e quindi anziché farvi sentire il telefono l'ho silenziato e insomma continuiamo, tanto abbiamo quasi finito. Allora, questo lo insegnano, ce lo insegnano anche gli psicologi, al termine della lezione è bene fare un'autovalutazione comune, cioè che riguarda tutti, e con commenti, cioè chiedere come siete soddisfatti? Cosa pensate di aver imparato? Cosa pensate che sia stato utile? Quali problemi avete avuto? Quindi, all'interno dei sottoobiettivi che si raggiungono attraverso questa metodologia, mentre parlo, mi vengono altri pensieri. E quindi adesso ve li sintetizzo qui. Sicuramente il Circle Time promuove, facilita la conoscenza di sé, in tutto sommato promuove anche la creatività dello studente. È la libera espressione, il libero pensare. A volte si arriva pure a condividere i vissuti personali. Come già detto, e ribadisco, sicuramente è molto utile per l'integrazione, facilita la comunicazione, crea un'interdipendenza positiva, a scopo anche preventivo, riduce la conflittualità all'interno classe, è un dialogo circolare dove tutti devono diventare parte attiva. Facilita l'inclusione. Ovviamente bisogna essere bravi, bravi mediatori, bravi coordinatori. Lo studente è centrale, è una metodologia
ormai esiste da 50 anni rispetto al cooperative learning o la didattica laboratoriale che già abbiamo affrontato in diversi video. Quindi questa metodologia sicuramente si conosce da molti più anni. Abbiamo detto che ci sono dei punti in comune con il brainstorming, con il problem solving. Non so se nei vostri studi già avete incontrato queste parole. Penso di sì. Bisogna stimolare gli studenti passivi e quindi poi stimola di fatto gli studenti passivi, però tocca a noi questo. E la conversazione, il tema della conversazione può essere stabilito tutti insieme, così dall'inizio ogni individuo, ogni discente, ogni studente si sente parte integrante del progetto. Io con questo vi saluto e vi auguro veramente di cuore buono studio.